Ragazzi e ciao ragazze, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, è arrivata anche la full face utilizzando solamente prodotti NYX Professional Makeup. Non vedevo l'ora di registrare questo video perché ho tantissimi prodotti NYX. Dovevo troppo farvi vedere gli ultimi arrivati, in teoria dovevo farveli vedere nell'haul che sicuramente pubblicherò dopo questo video perché non sono riuscita a registrarlo. Ho registrato prima questo qua, visto che dovevo prepararmi, ho detto approfitto, registro il video. Una piccola parentesi, poi vi lascio subitissimo al video perché io non so quanto sarà venuto lungo, ma sicuramente tanto perché sono circa 2 ore che sto qua a registrare. Le lenti a contatto colorate che ho oggi sono le Caramel Brown di Desio. Queste qua, le Sensual Beauty Lenses, non vi dico nient'altro, vi ho fatto 2 video riguardanti le lenti colorate di Desio, quindi le trovate giù nel canale, bellissime, stanno molto bene anche con questo make-up. Vi lascio giù nell'info box i riferimenti dell'azienda Desio, così potete andare nel loro sito, acquistare le lenti, vedere un po' che cosa vendono. Quindi vi lascio subito al video, noi ci vediamo dopo. Quando sono andata in Sicilia ho preso 3 cose, tra cui questo lip balm, sempre di NYX Professional Makeup. È fatto in questo modo, si apre così. Diciamo che da una parte preferisco il burro cacao in stick perché è più igienica come cosa. Questo qui invece quando lo apri fai così, le dita non sai se sono sporche. Il burro cacao in stick te non lo tocchi e lo metti direttamente sulle labbra. Dipende quanta quantità di burro cacao applicate sulle labbra perché si asciuga subito, cioè lo assorbe subito. Quindi io ne metto sempre non tantissimo, però un bel po'. E l'ho pagato 4,50 euro. Io ho messo tutti i prodotti dentro questo sacchettino di NYX. Quando ho visto il video della Chiara, della mia amica Chiara, che lei ha fatto la full face di NYX, ha applicato questo setting spray anche prima del trucco. E io di solito lo applico sempre alla fine, però voglio vedere come mi trovo anche io applicandolo all'inizio. Quindi è questo qua. Molti prezzi, ragazzi, non me li ricordo, mi ricordo quelli un pochino più nuovi perché appunto sono nuovi, però questo tipo che ho preso al Cosmo proprio non mi ricordo, comunque vi ho fatto il video del Cosmo proprio, quindi per qualsiasi cosa, anche per vedere cosa ho comprato, andatelo a vedere. In Sicilia ho acquistato poi questo correttore HD, la colorazione 00, comunque quella più chiara. Lo devo ancora aprire, non l'ho ancora utilizzato. Lo applico un pochino sulla palpebra, anche per dare una base, visto che primer di NYX ho solo quelli per il glitter. Se no, di palette per i correttori ho anche questa qua, la 01 Light, che ho utilizzato tantissimo, quindi oggi voglio proprio provare questo qua. Né troppo liquido né troppo corposo, si sfuma molto molto bene. Potete sfumarlo anche con un pennellino, se non volete utilizzare le mani. Mi trovo bene anche così, soprattutto perché non ho lunghe lunghe. Quando ce l'ho lunghe vado sempre con i pennelli perché o maceco. Quindi intanto iniziamo con l'applicazione del fondotinta. E ovviamente oggi utilizziamo il nuovo fondotinta di NYX, il Total Control Packaging di vetro con la pompettina. È lo 02. Si strizza in questo modo per prendere il prodotto e come potete vedere è super 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 liquido. Prima di applicare il fondotinta, come consigliatomi anche dalla commessa, questo qui l'ho preso al Cosmoprof, vado a stendere per idratare ulteriormente il viso e per un'applicazione più bella, diciamo, di questo fondotinta, soprattutto per le pelli secche. Vado ad applicare l'Honey Dew Me Up, questo primer a base di collagene, miele e delle scagliettine oro. Questo qui l'ho preso a Milano. Ci sono stata un pochino a scegliere la colorazione giusta per me. Mi pare di aver provato delle colorazioni superiori, tipo la 3 e la 4, ed erano veramente scurine, cioè aranciate. Ero proprio lì lì per dire no, non lo compro. Invece poi abbiamo trovato quella giusta, grazie appunto anche alla commessa, che è stata molto molto professionale. Apro una parentesi e la chiudo subito. Di commesse professionali che comunque stanno lì, ti aiutano. Ti dicono sinceramente se il prodotto fa il caso tuo o no, se la colorazione è per te o no, ce ne sono veramente poche. Alcune le ho trovate, ma non di NYX, in altri negozi. Stanno lì proprio perché ci devono stare e ti vogliono vendere il prodotto veloce, così ti levi di torno. Ti prendono i nervi, tanto da entrare in negozio e dire guardi faccio da me, grazie mille, però cioè, meglio che fo da sola, perché a volte te ne intendi più te che le ragazze che lavorano in un determinato negozio. Questa cosa mi fa salire talmente il nervoso che veramente ti passerebbe anche la voglia di acquistare, però non di NYX.
cioè ripeto, io dico in generale, questa ragazza che appunto mi è stata dietro al Cosmoprof è veramente stata bravissima. Questo fondotinta costa 15,90 euro e se non sbaglio ci sono 30 colorazioni, dalle più chiare alle più scure. Metto due goccioline, voglio provare una parte del viso con la spugnetta e l'altra parte con il pennello. Due goccioline in questa parte qua non mi sono bastate per niente, cioè vedete sono ancora tutta rossa. Vado a mettere un'altra gocciolina, sembra bianco ma è la mia colorazione, comunque dopo andiamo a fare il contouring e sembra un attimo più viva. Ho cercato un pennello angolato come quello che vendono loro, con la spugnetta mi sembra di avere un effetto più naturale. Non metto assolutamente ancora di più il prodotto perché poi mi si sgretolerebbe qua e qua nelle zone più secche, perché ho già provato la scorsa volta, infatti il naso era praticamente disquamatissimo. Alcuni brufoletti si vedono, quindi diciamo che dopo andrò a mettere un po' di correttore. Con la spugnetta mi ha minimizzato perfettamente i pori. La fronte ha leggermente delle pellicine, però non tantissimo come mi fanno alcuni fondotinta. Con il pennello penso di non riapplicarlo più, ma ci vado proprio di Beauty Blender, cioè fantastica. Applicato un velo così, il fondotinta mi piace tantissimo. Le pellicine ci sono, qua si vedono, non so nel video se si vedono, comunque dal vivo sì. Il naso sembra perfetto, preferisco 100 volte applicarlo con la Beauty Blender piuttosto che col pennello. La riapplico il correttore di prima. Prendo la palettina che vi ho fatto vedere prima di correttori in crema. Prendo il colore più scuro e faccio il mio contouring. Cerchiamo la cipria, provo a mettere questa qua più chiara. Comunque no, davvero, devo prendere una cipria di NYX. Voi quale mi consigliate di cipria? Vado a prendere questo qua più scuro, mischiato leggermente con questo più chiaro, e ritorno sul contouring, quindi per enfatizzarlo un po' di più. Vado a fare tipo un po' di zone di ombre, sempre con questa palette qua. E utilizzo il primer per i glitter di NYX. Io lo amo alla follia e lo utilizzo anche quando non ce n'è bisogno, perché veramente risalta gli ombretti in un modo assurdo, i glitter, i pigmenti, gli ombretti shimmer, cioè in un modo fantastico. Voglio utilizzare con voi Showgirl numero 23, è da tanto che non lo utilizzo, ed è questo ombretto shimmer molto 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 bello. Sotto l'arcata sopraccigliare vado ad illuminare con questo illuminante della Stroke of Genius, questo qua. La palette è rotta ormai da molto tempo, questi due illuminanti li ho messi in dei contenitori piccoli per non buttarli assolutamente. Lo so che è troppo ciccione questo pennello per applicare con l'illuminante, però questo sotto mano. Nell'angolo interno dell'occhio voglio mettere il roll-on shimmer. Troppo troppo bello questo colore ghiaccio, super illuminato, super glow. Parte inferiore dell'occhio voglio applicare una matita bianca, la Jumble High Pencil di NYX. Questa è la 604 Milk, molto molto morbida, super super scrivente, perfetto per far risaltare gli ombretti tipo fluo, comunque quelli accesi come eyeliner. Utilizzo l'Epic Ink, tanto 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 rinomato, uno degli eyeliner top, il fratellino praticamente del Tattoo Liner di Kat Von D. Questo qua è di Kat Von D e questo qua è di NYX. Come scrivenza, come nero sono identici, il pennellino identico, scrivenza ottima, tenuta ottima e veramente identici in tutto e per tutto a parer mio, ma anche a parer di diversi youtubers che hanno fatto insomma dei video a riguardo. Per il prezzo, allora, quello di Kat Von D viene 20 euro, quello di NYX 10 euro. La prossima volta sicuramente riacquisterò questo di NYX, con 20 euro me ne compro due di NYX. Per le ragazze un po' meno esperte, per chi ha iniziato da poco, questi eyeliner sono perfetti perché vi aiutano proprio in un'applicazione precisa, molto molto più semplice. Qui sotto, non potendo applicare ombretti neri perché appunto non ne ho, ho utilizzato sempre questo più scuro di questa palette. Di mascara ho acquistato il World Hype, l'ultimo mascara arrivato di NYX. Lo scovolino è fatto in questo modo.
Questa è la prima applicazione. Queste sono le mie ciglia praticamente invisibili oggi. Non fa tipo effetto ciglia finta, che io amo. Le allunga, le divide bene, appunto non le volumizza. Sicuramente andrò a fare una seconda passata, se serve una terza, perché appunto io voglio proprio delle cigliozze, proprio delle ciglia ciglia. Se volete un effetto molto naturale, questo è perfetto. Questo è l'effetto con due passate. Vado ad applicare l'illuminante. Prima ho utilizzato la Strobe of Genius, adesso utilizzo l'illuminante di questa palette così da provare un pochino più prodotti. Da due illuminanti, questo qua più ghiaccio e questo qua più oro. E io utilizzo sempre questo qua più chiaro. Ovviamente, come potevo non acquistare il Teme Frame di NYX. La Chiara si trova da Dio, infatti quando ho utilizzato i suoi trucchi nel video che ho pubblicato nel mio canale, veramente mi ci sono trovata da Dio, quindi ho detto se vado al Cosmo Prof e lo trovo lo compro, poi non l'ho comprato, quando sono andata in Sicilia l'ho comprato perché veramente dovevo. La colorazione chocolate, prendete un pennellino angolato, ok, sopracciglia fatta. Si stende benissimo, è una texture proprio morbida, non si porta via il prodotto, comunque ci fai proprio una bella sopracciglia. Passiamo all'ultimissimo step, ovvero il rossetto. Di lingerie ne ho solo 4, queste qua, infatti secondo me ci sta molto meglio questa oggi. Comunque vediamo un po'. Exotic. Essendo tanto lungo questo applicatore, non potete appoggiarvi per delineare molto meglio il contorno labbra, perché appunto è troppo lungo, cioè o ve lo mettete nel naso oppure non lo fate. Si asciuga molto molto velocemente, io faccio ovviamente una seconda passata, come colore azzeccatissimo anche per gli occhi, per quanto riguarda gli occhi, e molto molto bello. Non mi ricordo a quanto trovate le lingerie, io penso sugli 8 euro tutti. Non vi ho detto il prezzo del mascara, che viene 9,90 euro se non sbaglio. Vado ancora di Static Spray. Quindi ragazze, questo video è giunto al termine. Come avete potuto vedere, ho realizzato interamente questo makeup con prodotti firmati NYX Professional Makeup. Giù nell'info box trovate il link del loro sito per acquistare i prodotti che più vi sono piaciuti o semplicemente per dare un'occhiata al loro sito. Fatemi sapere con un like se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, se vi va lasciate anche un commentino. Vi mando un grosso grosso bacione. E noi ci vediamo nel prossimo video!